saluto di benvenuto a tutti quanti voi, alla nostra relatrice, anche al nostro responsabile della consulta. Facciamo la preghiera nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Prima di passare la parola al cielo, vi dico solo qualche cosa. Voi sapete come viviamo una epoca di profonda individualità o individualismo. Mettersi insieme diventa anche faticoso, diventa difficile. Sentirsi insieme diventa ancora più faticoso. Essere un insieme diventa proprio complicato. Proprio stamattina, pensando alla festa di Cristo Re, non ho potuto non pensare al mio Dio, il Dio trinitario. Eppure, come è suggestiva e particolare la rivelazione che noi abbiamo del nostro Dio, il Dio di Gesù Cristo, che è uno, pur essendo tre persone. E su questa immagine, su cui siamo state create, immagine di Dio, l'uomo dovrebbe vivere, esprimersi e realizzarsi. In questa, pur essendo persone, dobbiamo tendere a questa unità. La consulta è una delle espressioni di questa unità, ciò si chiama consulta. La Chiesa è l'espressione di unità. La società dovrebbe essere, ecco, questa unità concreta, non storica. Però vediamo che intorno a noi creiamo solo divisioni, solo rotture. Viene a mancare una cosa essenziale, quella che è lo spirito. Allora anche quando ci sono queste iniziative semplici, ormai tradizioni, incontrarsi in questo giorno per fare la festa dell'Eucaristia, è vero? È importante però sentirsi parte, sentirsi una realtà che ci unisce. E come il cammino della Chiesa, proprio per favorire questo cammino all'unità ed realizzare quel desiderio di Gesù che ci ha lasciato come testamento, Padre, che tutti siano una cosa sola, noi stiamo seguendo come programma pastorale la diocesi le famose le cinque vie del convegno di Firenze. Quest'anno abbiamo il verbo educare, vogliamo coniugare in tutte le esperienze, ma ancora di più personalmente, questo verbo educare. Anche su questo verterà questo incontro, proprio in comunione con la Chiesa di Capua, la consulta e l'aggregazione della Chiesa di Capua. Questa sorta di individualismo, dobbiamo su questa mentalità, quindi la dobbiamo superare, perché se non riusciamo più a vivere, non riusciamo più a identificarci, a ritrovarci. Allora l'educare, far uscire questa immagine, no? Educere, tirare fuori questa identità della persona che è creata a immagine di Dio. Il nostro Dio è comunione, non è individualità. Il nostro essere persone è relazione. Quella che manca a questa società, vedete, è l'autenticità delle relazioni. Si sono intossicate tutte le relazioni. Allora abbiamo bisogno di riscoprire, abbiamo bisogno di costruire, di faticare, perché veramente qui siamo educati alla relazione, a ritrovarci nell'altro. Bella questa espressione del capitolo 15 di Giovanni, dove Gesù dice: Padre, come io sono in te, tu in me,
anche questi sono in me e tu in loro. Sono un discorso un po' per noi che non comprendiamo. Questa è la rivelazione di quella che è veramente l'uomo creata immagine di questo Dio. E noi dobbiamo tendere a realizzare, ecco, questa meravigliosa realtà del sentirci parte, di essere fortemente uniti per vivere, per essere, vivere la nostra esperienza umana, che ci apre enormemente a quella trascendenza che è l'eternità. Bene, io vi faccio il mio saluto, il mio augurio, perché come consulta siate più uniti, no? Manifestate di più questa unità, far sentire, sentirci, pur essendo diverso, ognuno ha la sua esperienza spirituale, ma lo spirito è uno. Nella Chiesa, nel mondo, lo spirito è uno, per cui possiamo unirci per dire Padre, no? Abbiamo lo stesso Padre. Facci gli auguri perché questa consulta possa crescere sempre di più, possa crescere in questo sentirsi uno, perché questa dimensione, che è espressione anche della nostra dimensione laicale, si senta Chiesa, Chiesa. La Chiesa non è il prete, e noi subiamo ancora questa, io dico, questa violenza, no? Che pensiamo che la Chiesa è il prete, non è vero. La Chiesa è il popolo santo di Dio. Popolo, già nel popolo ci sta il laos, no? I laici, no? Proprio nel termine popolo in greco ci sta il laos, il popolo. Popolo santo di Dio, che per un'opera meravigliosa che ci ha eletti e ci costituisce un segno profetico per questo mondo, che vive la scretolazione, la separazione, la dispersione, lo smarrimento, lo smarrimento. Abbiamo bisogno di esprimere la nostra dimensione profetica dell'unità. Se siamo uniti diventiamo luce per gli altri. Ma se già tra noi facciamo le battaglie, le guerre, no? Figuratevi chi è che ci segue, chi è che viene presso a noi, ci vogliamo illudere. Allora facciamo questo passaggio meraviglioso di riscoprire la nostra identità, di vivere nella gioia della comunione trinitaria, l'amore eterno, no? Che si dona, il Figlio che eternamente obbedisce al Padre fino a donare la vita, e questo è il nostro, diciamo, cammino, no? Capace di donare, donarci per gli altri. Questo ci rende anche felici, no? C'è più gioia nel dare che non nel ricevere. Così tante altre cose che noi possiamo sperimentare, perché noi siamo eletti, oltre ad essere chiamati. Dio ci ha eletti e ci ha eletti per una missione, per rendere visibile questo amore trinitario a questo mondo completamente isolato, scritturato, profondamente ridotto ad un'angoscia della solitudine, perché ognuno pensa solamente a se stesso. Il confronto, che è una crescita e un dialogo, per noi diventano solamente questioni, bisticci, liti. Questo che confronto? Vediamo tutti i talk show in televisione, da picci, insomma. Il nostro confronto è un dialogos, no? Tra me e te c'è qualcosa che ci unisce, ed è il verbo che si incarna, il logos è la parola, che viene a stare e ci costituisce figli di Dio. Bene, allora, tanti auguri, buona giornata. Io purtroppo vi devo lasciare, perché dopo avrei il vescovo, quindi oggi siamo con il vescovo, e lasciare anche perché ho tre scuole di genitori, con i genitori che stanno facendo un ritiro dalle sole. Va bene, buona continuazione. Arrivederci. Proviamo. Beh, intanto, buongiorno a tutti quanti, veramente benvenuti anche per i problemi
di viabilità che si stanno verificando stamattina a Capua, il fatto che stiamo qui anche una ferma rappresentanza vuol dire che siamo abbastanza coraggiosi, o siamo venuti un poco prima o abbiamo fatto la gincana per Capua per raggiungere il seminario. Quindi io vi ringrazio a nome del Consiglio di Presidenza, chiaramente a nome mio personale, e a voi tutti presenti qui. E ringrazio il Vescovo, l'Arcivescovo, per la sua disponibilità, non solo per presiedere la celebrazione che abbiamo praticamente, che abbiamo partecipato alle 8:30 stamattina, ma pure perché verrà intorno a mezzogiorno, sotto mezzogiorno verrà per un saluto e quindi passerà per salutarci. Ringraziamo Don Epidio, il vicario, che ha voluto dare un suo saluto e un suo contributo anche di indirizzo. Dunque, sulla tematica di oggi, educare oggi, che è un'emergenza che avvertiamo sempre più forte nella nostra vita sociale e come operatori pastorali nella comunità ecclesiale, abbiamo chiesto il contributo all'amica professoressa Titti Amore, operatrice nell'ambito dell'azione cattolica, per confrontarci sulle potenzialità educative e sulle responsabilità che le aggregazioni laicali hanno in quanto luoghi comunitari di confronto e di indirizzo per i laici adulti, ragazzi e giovani associati. A tutti diamo il nostro affettuoso benvenuto e la ringraziamo di cuore per aver dato la sua disponibilità per l'approfondimento del tema di questa giornata. La Chiesa italiana in questo decennio, 2010-2020, con il documento Educare alla vita buona del Vangelo, che stiamo ancora cercando di attualizzare, ha posto l'attenzione sull'emergenza educativa, in modo particolare il capitolo 4 di questo documento, e con il Convegno Ecclesiale di Firenze, nel ribadire alla comunità ecclesiale la necessità di un impegno vitario, ha indicato in modo particolare, con la via del verbo educare, concreti interventi per affrontare questo problema. La nostra diocesi, ce l'ho ricordato pure il vicario, sulla via educare, in questo anno pastorale, con gli indirizzi programmatici espressi dall'Arcivescovo e con un sussidio preparato e distribuito dagli uffici della pastorale diocesana, ha indicato ambiti e percorsi di lavoro per un'attenta azione educativa nelle parrocchie rivolte alle aggregazioni, alle famiglie e ai giovani. Il titolo della giornata Educare oggi, al titolo della giornata Educare oggi abbiamo aggiunto un sottotitolo Le aggregazioni laicali, vie educative della comunità ecclesiale, perché di fronte all'emergenza educativa tutti i laici, in particolare i laici aggregati nella comunità sociale in quanto cittadini e nella comunità ecclesiale in quanto uomini e donne di fede, devono avvertire la responsabilità e rispondere con azioni educative a livello personale e nelle forme organizzate, pensando e organizzando percorsi educativi ed anche formativi rivolti ai propri associati, adulti e in particolare ai ragazzi. Le aggregazioni laicali hanno una forte potenzialità educativa e per svilupparla pienamente e in modo incisivo si devono aprire a tutte le aggregazioni e agenzie educative presenti sul territorio, cercando e favorendo alleanze su specifiche necessità per poter intervenire con possibili mirati interventi, percorsi educativi condivisi a sostegno della formazione dei giovani in particolare. Le aggregazioni laicali devono sentirsi, perché lo sono,
io penso, viene la Chiesa e devono operare ogni volta che ciò è possibile in modo sinergico su obiettivi comuni, ognuno secondo il proprio specifico, con tutta la comunità locale, per far sì che essa, la comunità, diventi sempre più una vera comunità educante, dove la corresponsabilità è la base di ogni progetto di azione educativa comunitaria. Prima di passare adesso la parola all'amico ingegnere Luigi Russo del MEC, che ci guiderà come moderatore in questo dibattito, il quale introdurrà anche con una nota più dettagliata la professoressa Ditti, chiedo a Giulio, che è qui presente, dell'Ufficio Diocesano della Pastorale Sociale del Lavoro, di venire a presentare la proposta di Winter School di Economia Civile che l'ufficio fa ai giovani dai 18 ai 30 anni, che si terrà a capo dal 3 al 5 gennaio del 2018. Io vi ringrazio e buon lavoro. Buongiorno a tutti, sono Giulio e faccio parte della Commissione di Pastorale Sociale del Lavoro. Ringrazio Marcello per averci dato la possibilità di poter appunto far sì che voi venite a conoscenza di questa nuova iniziativa che stiamo proponendo un po' a tutte le associazioni e le aggregazioni diocesane. Innanzitutto parto da un presupposto che comunque deve essere chiaro. Noi ci siamo chiesti come commissione quali siano le esigenze che i giovani attualmente chiedono, quali siano le esigenze, le problematicità che devono essere affrontate per i giovani. E quindi abbiamo fatto un'analisi del contesto che viviamo e che vivono i giovani attualmente, ovvero la crisi economica che comunque sta ha colpito e continua a colpire l'Italia da molti anni. Quindi la visione che si ha, comunque la percezione che si ha di questa crisi, che non è solo una crisi economica, perché dilungandosi con gli anni è diventata anche una crisi di senso, da cui il nome cercatori di senso. Come commissione ci siamo dati anche l'obiettivo di vedere la crisi non più come un problema, che è una problematicità che blocca il giovane, ma più che altro come benedizione, come una nuova opportunità per ricominciare, per rilanciare ciò che il territorio ha da offrire. Quindi da questo appunto, da cercatori di senso, rimettere al centro forse quello che Don Elpidio mi ha anticipato da questo punto di vista, ciò che stiamo perdendo, quindi anche un po' le relazioni che ci sono tra le persone, capire che non si deve per forza guardare alla crisi come un qualcosa che sia dannoso e che da soli non possiamo affrontare, ma anche un'opportunità che insieme possiamo cogliere per poterla affrontare e creare qualcosa di nuovo. Quindi dare, diciamo, una nuova speranza ai giovani. Come poterlo fare? Ovviamente attraverso momenti che vengono creati appunto come la Winter School, momenti che possano, diciamo, educare a questa nuova mentalità, quindi a vedere il mondo con occhi diversi. Occorre farlo ovviamente insieme. Sono qui oggi, così come nelle altre associazioni, perché vogliamo che questo sia un progetto che venga accolto e abbracciato da tutti, non sia solo un progetto della pastorale sociale del lavoro, ma sia un progetto che tutti condividiamo e vogliamo portare avanti. Quindi creare delle alleanze educative al fine comunque di trasmettere quindi questa nuova speranza e questa nuova mentalità ai giovani. Papa Francesco diceva e dice ai giovani: cari giovani, non guardate dal balcone la vita, ma impegnatevi, immergetevi nell'ampio dialogo sociale e politico,
Questo è un po' ciò che ci spinge e ci ha spinto a creare questa, a fare questa iniziativa. Per quanto riguarda la Winter School, come diceva già Marcello, si farà dal 3 al 5 gennaio dell'anno 2018 e i temi della Winter School saranno lo sviluppo sostenibile, il lavoro inclusivo e il bene comune. L'obiettivo è quello di arrivare da un uomo economicus, ovvero un uomo che pensa solo al profitto, cambiare questa mentalità e quindi di arrivare ad un uomo reciproco, anzi quindi un uomo che attraverso le relazioni e la cooperazione può andare, diciamo, oltre a quello che il profitto può darci, quindi raggiungere la vera felicità. Per quanto riguarda invece la Winter School, nel dettaglio, ovviamente è stata promossa da, non solo dalla Pastorale Sociale del Lavoro, ma anche Pastorale Giovanile, Caritas e soprattutto con l'aiuto anche della Scuola di Economia Civile, la SEC. Ci saranno delle testimonianze, ovviamente durante le lezioni che si faranno, anche per dare forse anche un po' più di concretezza a quello che poi verrà detto a giovani, ma soprattutto una testimonianza per dire ci sono persone, ci sono giovani come voi che ce l'hanno fatta, quindi non è tutto nero. Ci sarà la nuova cucina organizzata che farà anche il catering, che è una scuola semi-residenziale dalle 9 alle 19 con il pranzo incluso. Ci saranno altre testimonianze tra cui l'ambiente solidale, imprenditori civili che porteranno la loro esperienza e una società, la Cleprin di Sessalunga, che ha ricostruito da zero la propria azienda dopo essere stata colpita, diciamo, un po' dalla camorra, e quindi è stato dato fuoco all'azienda. La Winter School si farà all'Istituto Superiore di Scienze Religiose qui al seminario di Capua. A chi è rivolto? La Winter School è rivolta a 50 giovani della diocesi, 50 giovani dai 18 ai 30 anni, ovviamente se c'è un ragazzo di 31-32 non è che lo scartiamo, anzi. Le iscrizioni chiuderanno il 15 dicembre 2017 e dopodiché si passerà a una fase di colloqui con chi ha mandato l'iscrizione, perché vogliamo cercare di rientrare appunto nelle 50 persone, ma soprattutto vogliamo giovani che siano motivati. Motivati perché affinché possano essere poi frutto nelle loro realtà, nelle loro associazioni, quindi portare frutto anche nelle loro realtà, ma soprattutto colloquio motivazionale e non colloquio in base al curriculum, perché a noi interessa più che altro che il giovane sia motivato nel volerlo fare e che ci voglia mettere veramente tutto quello che ha, le proprie esperienze e anche i propri dubbi da questo punto di vista. La quota è di 35 euro, compreso ovviamente il pranzo. Ovviamente una quota rispetto ai docenti che ci saranno è una quota minima, ma è giusto per dare al ragazzo o alla ragazza che verrà comunque un impegno per comunque venire. Mi sembra di aver detto tutto, se avete dubbi o meno io ho lasciato dei flyer dove ci sono tutte le notizie che vi ho dato, c'è una mail a cui se conoscete ragazzi che si vogliono iscrivere e possono essere interessati, ci girate tramite mail l'iscrizione e il curriculum vitae. E se invece avete dubbi o avete un gruppo di giovani che vogliono approfondire questo tema, c'è anche un numero di telefono alla quale potete chiamare, noi con la commissione verremo e anche in modo informale potremo anche chiacchierare, risolvere qualche dubbio, essere un po' più specifici sui temi che verranno trattati durante la Winter School. Questo è tutto. Bene,
Innanzitutto desidero ringraziare il padrone di casa che ci ospita in questi locali, il nostro arcivescovo. Desidero ringraziare tutti i partecipanti a questo dibattito, a questa relazione di questa mattina. Ringrazio il nostro presidente Marcello e il giovane scout, mi sembra Giulio il nome, della pastorale giovanile, e faccio innanzitutto gli auguri a loro per questa attività. Prima di presentare la professoressa, desidero innanzitutto dire che, come di consueto, noi ogni anno facciamo questa festa del laicato. Oggi è la festa del laicato, innanzitutto è la festa di Cristo Re, ma questo è un momento che, oltre ad essere un momento di gioia, è anche un momento di confronto, e per questo che facciamo questa relazione, poi successivamente ci sarà anche una discussione. Accolgo il pensiero di Don Elpidio dicendo che tutti i laici, tutti noi dobbiamo essere uniti nel portare avanti questo pensiero cristiano, ma diciamo, in forza anche alle direttive che sono state date poi dal Concilio Vaticano II, noi laici dobbiamo essere sempre più presenti nei nostri ambienti privati, nei nostri ambienti di lavoro, nel nostro modo di agire, per dare la testimonianza, una testimonianza soprattutto di Cristo. Ed è stato anche il pensiero del Vescovo durante l'omelia, e quindi lo facciamo nostro questo pensiero, anche perché siamo dovuti a testimoniare queste cose. Educare oggi significa innanzitutto, secondo me, partire da un insegnamento, quindi insegnare, che è anche, questa è anche una virtù. Insegnare a che cosa? A quei veri valori, a quei valori assoluti che forse si sono persi di vista, perché tante persone, tanti giovani, hanno altri riferimenti, e quindi noi dobbiamo un pochettino farli tornare, evangelizzare quindi queste persone che, anche se sono state battezzate, magari si sono allontanate. Bene, detto questo, io ringrazio la professoressa qui presente, Titti Amore, responsabile dell'azione cattolica già nell'arcidiocesi di Napoli, e partecipa attualmente alla redazione di quelli che sono i documenti di formazione nell'ambito dell'azione cattolica, già consigliere quindi nazionale. Attualmente è impegnata a livello regionale, la professoressa è titolare di cattedra di lettere nelle scuole pubbliche, che ci tratterà oggi del tema di educare oggi. Quindi passo subito la parola alla professoressa. Bene, grazie di questa bella presentazione, ma io qui mi sento un laico tra i laici, quindi veramente mi sento a casa come laici che hanno scelto di mettersi insieme, perché insieme è più facile essere cristiani ed accogliere le sfide, indipendentemente dal tipo di carisma, insomma, di associazione, di movimento a cui apparteniamo. Il vostro vescovo l'ho già salutato, e insomma poi lo faremo anche quando verrà a trovarci. Grazie innanzitutto al vostro segretario, a Marcello, che è stato insomma anche così tenace con me, insomma, alle mie telefonate non risposte, insomma, agli amici dell'Azione Cattolica, in particolare al presidente e i presidenti uscenti, insomma, i presidenti che sono degli anni precedenti, che per me sono veramente cari amici. E a ciascuno di voi, insomma, riesco soltanto a individuare la Gesci perché c'ha il fularino, ma ecco, tutti i membri che voi rappresentate, i laici che rappresentate, no? Perché essere laici aggregati, associazioni, movimenti, significa aver fatto una scelta di vivere la propria vita cristiana non in un modo mediocre, perché abbiamo capito che una cosa importante, una cosa anche complessa, e lo facciamo aggregandoci. E abbiamo capito questo, e ovviamente nel capire questo abbiamo anche una maggiore responsabilità. Riflettevo mentre Luigi parlava che oggi è la festa delle aggregazioni, la festa di Cristo Re, quindi veramente anche il punto di riferimento, al di là di qualsiasi scelta che noi facciamo, di qualsiasi programma, di qualsiasi statuto, di qualsiasi programma che seguiamo, però il nostro riferimento è Cristo, e il nostro servizio è nella Chiesa. Ed è bello proprio dire festa, perché guardate, oggi la parola festa è sostituita molto col divertirsi. Tanti si vogliono divertirsi, etimologicamente divertirsi significa
distrarsi, dimenticarsi. Invece per i cristiani fare festa, ecco, fermarsi la domenica, fare festa significa non dimenticarsi, ma ridare un senso anche nel momento della sosta a quello che si fa nella quotidianità. Quindi ecco, fare una festa insieme, pensando intorno a un tema che è cruciale, una questione cruciale, non soltanto dal punto di vista ecclesiale, ma dal punto di vista culturale e sociale, mi sembra il modo più bello veramente per iniziare questo nuovo anno liturgico e per augurarsi anche buon lavoro all'inizio di questo nuovo anno pastorale. E come già ecco, diceva sia il vicario, sia Marcello, sia Luigi, e siamo qui per provare un poco a pensare insieme, insomma, a questo tema dell'educazione. E nel documento La vita buona del Vangelo, Educare alla vita buona del Vangelo, traspare in modo molto forte la preoccupazione dei vescovi, perché questo è il documento della Conferenza Episcopale Italiana, come sapete, e come programma in qualche modo pastorale per un intero decennio. Noi siamo quasi alla fine di questo decennio, mancano 3 anni, e appare veramente la preoccupazione dei vescovi per questa questione. Nello stesso tempo però, mentre sono preoccupati, un tempo di fiducia nell'educazione, uno stimolo ad avere fiducia nell'educazione, una fiducia che per noi cristiani non solo è doverosa ma è anche possibile in mezzo a una serie di difficoltà. Educare è quindi anche una delle 5 vie insieme all'uscire, all'annunciare, all'abitare, a trasfigurare, indicate nel convegno di Firenze come vie da percorrere per un nuovo umanesimo. E quando parliamo di un nuovo umanesimo intendiamo una nuova umanità che trovi in Cristo il suo modello di riferimento. E oggi parliamo molto di, si sente da più parti, emergenza educativa, ho sentito anche disastro educativo, però nel documento della CEI non si parla mai di emergenza educativa, soprattutto se noi vogliamo pensare all'emergenza educativa, questa questione educativa non in senso negativo come sinonimo di disastro, non sarebbe di noi cristiani, no? E neanche un problema da affrontare con delle soluzioni immediate legate a questo momento. Quando noi parliamo di emergenza, ecco, c'è l'emergenza del remoto, l'emergenza alluvione, dobbiamo fare qualcosa presto perché dobbiamo, insomma, dobbiamo trovare una soluzione immediata. Educare non può essere un'emergenza, ma una sfida da affrontare su tempi lunghi e tutti insieme. E questo ci è stato detto anche dal Papa: quando le cose diventano più difficili c'è bisogno di un impegno di più forze. Ecco perché la prima sfida per affrontare questa questione, e questa sfida grande per la Chiesa, per la pastorale ma anche sociale e culturale, è quella di mettersi insieme come Chiesa, e quindi come Chiesa, come associazioni, come le varie di una comunità ecclesiale, come famiglie, come scuola, come agenzie, varie agenzie educative, come istituzioni anche civili. E quindi mi sembra veramente una cosa molto bella che intorno di laici aggregati intorno al proprio vescovo si mettano insieme per affrontare questa sfida. E un segnale, una bella scelta, un'opportunità anche, perché il rimettere al centro l'educazione diventa per noi in particolare un'opportunità, un'occasione per ripensare e ripensare insieme i processi educativi, per progettare, per agire, insomma, per affrontare a tutti i livelli questa emergenza. Nel parlare della questione educativa oggi si parla da tutte le parti di crisi educativa, e io vorrei soffermarmi in particolare a 2 dimensioni di questa crisi: la crisi di fiducia nell'educazione e la crisi di comunicazione. E comincio dalla crisi di comunicazione. E già Papa Benedetto, perché questa attenzione nasce da lontano, insomma, nasce già dal pontificato di Papa Benedetto, che nell'incontrare la sua diocesi di Roma affrontò questo tema, prima ancora del documento poi Educare la vita buona del Vangelo, che è nata proprio nel pontificato di Benedetto XVI. Lui disse: educare non è stato mai facile, ma oggi è diventato più difficile. E perché le nuove generazioni, se noi pensiamo anche al passato, sono state sempre problematiche.
ma in passato cosa c'era di diverso? Era più facile trovare un punto di riferimento in un mondo adulto che nel bene e nel male aveva delle convinzioni e degli adulti che proponevano dei messaggi che prima o poi aiutavano i giovani a trovare la loro identità, a volte anche nel contrasto, pensiamo quanti contrasti, no? Tra i giovani e le persone più anziane, ma anche nel contrasto si trovavano identità. Oggi invece vediamo che questo modello è in crisi. Genitori, docenti, educatori, anche nelle nostre parrocchie, e tutti gli ambienti educativi e le associazioni non sono escluse, i movimenti non sono esclusi da questi, sembra percepire la fatica dell'educare, no? E perché è faticoso? Innanzitutto dobbiamo ricordare che la questione educativa va collocata in uno sfondo di grandi cambiamenti. In questo nostro tempo non c'è più un'omogeneità culturale, no? Nel passato c'era un'omogeneità culturale che permetteva la trasmissione di valori, di comportamenti, di stili di vita, si educava non tanto attraverso la parola o l'intenzionalità dell'educazione, no? Ma attraverso una mentalità, un modo di fare, no? Si vedeva gli altri, gli adulti, come si comportavano, di conseguenza si acquisivano degli stili di vita. E questo valeva anche per la fede cristiana e per i valori che erano riconducibili, no? A questa fede cristiana. Si imparava a vivere quindi guardando vivere, si diventava cristiani a contatto con una comunità che coinvolgeva un'esperienza di vita e quindi questo però era possibile perché c'era una scarsa differenziazione della società. Oggi la nostra società è una società pluriculturale, multietnica, multivaloriale, quindi diventa più difficile di dove non c'è un'omogeneità ma c'è una grande eterogeneità. Sicuramente non tutto era positivo, perché non possiamo essere nostalgici e dire come era bella una volta, perché tante volte nel passato si facevano delle scelte più per conformità sociale che per convinzione. L'opinione pubblica faceva una forte censura a scelte diverse e quindi non tutto, anche questa libertà di scelta oggi sicuramente è anche un valore, però in un contesto omogeneo come quello del passato, i compiti educativi erano molto ben definiti. Se ci pensiamo bene, la scuola doveva trasmettere i contenuti culturali, quindi era una scuola anche di carattere molto trasmissiva. La famiglia, con l'esempio, mostrava i valori in cui credere, anche avvolgendo con la cura, con la protezione dell'affetto, questa cura e protezione che generavano fiducia nella vita. La comunità cristiana trasmetteva il sapere della fede, no? E tante cose facevano proprio parte, era normale andare a messa la domenica. Forse era anche sempre solo un'abitudine, ma era una di quelle buone abitudini che formavano. Oggi c'è difficoltà, lo sappiamo, anche nella comunità cristiana. Questo modello però di compiti ben definiti in un ambiente e una cultura omogenea è andato in crisi. Ma soprattutto perché è entrato in crisi anche la generazione degli adulti. E l'adulto che, se ci pensiamo bene, oggi non ha chiaro il progetto di vita. E ci troviamo continuamente, di cui ne facciamo esperienza di quello che vi sto per dire, no? Adulti disorientati che non sanno quale prospettiva di vita proporre. Adulti che fanno fatica a capire anche per la loro vita cosa conta di più e cosa conta di meno. Adulti che rifiutano i legami affettivi stabili, adulti fragili, adulti stanchi per una vita complessa, a volte schiacciata sul lavoro, adulti che si sentono aridi, che si sentono vuoti. E quindi di fronte anche a questa condizione del mondo adulto c'è una rinuncia ad educare, una rinuncia ad educare per fatica, per mancanza di energia e alla rinuncia a volte c'è la delega. E di questo facciamo esperienza ogni giorno. Pensate, in parrocchia tante volte i ragazzi ci vengono consegnati
dai genitori o nelle associazioni, nelle aggregazioni, un po', insomma, così quasi a parcheggio. E, ecco, pensate anche ai genitori che diventano tanto permissivi perché non ce la fanno e quindi fate quello che volete, tanto amici dei loro figli, o genitori che di fronte alla fatica e al sacrificio, insomma, tendono veramente a lasciare i ragazzi un po' allo sbaraglio. Sacerdoti che a volte si astengono anche dal dare le regole, perché dice se adesso metto pure a dare le regole, a dire, insomma, ad educare, a far rispettare le regole, prendo anche quei quattro giovani che ho in parrocchia. Docenti che si lamentano perché dicono in questa situazione, ma noi siamo docenti, non siamo psicologi, non possiamo fare genitori di dove sono anche assenti, no? E, ecco, sicuramente, ecco, c'è una crisi del mondo adulti, per cui quando parliamo di ragazzi, generazioni, giovani, questione giovanile, la questione è soprattutto del mondo adulto. E la crisi educativa quindi è una crisi di fiducia, e soprattutto una crisi di fiducia. C'è rinuncia, perché educare è faticoso, e anche perché educare, guardate, è un'opera da artigiani. Per educare, per vedere qualche frutto, ci vogliono tempi lunghi e tanto tempo anche da dedicare. E, perché educare significa prendersi cura, essere disponibile, accogliente, mettere da parte un po' le proprie preoccupazioni, le proprie stanchezze, avere voglia di dialogare, discutere e perdere del tempo. Quindi potremmo dire educare veramente è un'azione, un'opera a ritmo lento e che non va d'accordo con i tempi che viviamo, dove tutto scorre molto veloce, dove si fanno progetti a breve termine. Il nostro è il tempo del progetto, il progetto che finisce e va via. Come anche a livello ecclesiale tante volte è il tempo dell'evento, c'è un bel evento, grande, insomma, vediamo tanta gente, siamo convinti, ma poi l'attenzione, la cura educativa costante, fatta a piccoli passi, dove va? Quindi oggi è crisi di fiducia, ma possiamo dire anche è crisi di vocazione educative. E questa era un po' il primo elemento critico. L'altro elemento è una crisi di comunicazione. Una crisi di comunicazione tra le generazioni. Oggi, lo sappiamo, si comunica con difficoltà, un po' perché c'è poco tempo. L'abbiamo detto già prima, adulti travolti dal lavoro, ritmi di vita che stancano, e poi perché tra le varie stagioni di vita si usano anche dei linguaggi diversi. E basti pensare al linguaggio della chat, al linguaggio youtuber, che sono i nuovi codici linguistici di comunicazione dei giovani. A volte noi adulti, lo vedo anch'io, come docente che si aggiorna continuamente su questi nuovi linguaggi, abbiamo difficoltà, a volte siamo esclusi. Il rischio qual è? Che l'adulto lascia da soli i ragazzi, i giovani, che magari hanno bisogno di una direzione a capire come utilizzare questi linguaggi, e a volte ci chiudiamo anche in un atteggiamento di giudizio e di lontananza. E questo sembra veramente però un controsenso in un tempo in cui i mezzi di comunicazione sono aumentate le informazioni, i modi di comunicare, però è aumentato tutto questo, ma si sono smarriti gli alfabeti che ci fanno individuare quelli che sono i valori che contano, quegli alfabeti, possiamo dire, della sapienza che dà sapore e senso alla vita. La settimana scorsa in un incontro di adulti una nonna mi ha fatto tenerezza, parlavamo di una serie di cose, diceva I miei nipoti vengono a trovarmi, stanno un po' con me, però poi non parliamo, non giochiamo, non ci raccontiamo le cose, mettono col telefonino in mano e io comunque sto sola. E lo stesso capita, magari, ecco, si va in un pub, si va da qualche parte, la famiglia intorno a un tavolo, ognuno col suo cellulare in mano. I ragazzi, la prima cosa che si fa quando si va in gita, ce lo possiamo portare il cellulare, ormai non cantano neanche più insieme, giocano insieme, ognuno con la sua cuffietta a sentire le sue musiche, a guardare i suoi video. Quindi vedete, veramente abbiamo smarrito l'alfabeto delle relazioni, della sapienza che dà sapore e senso alla vita. E quindi questa è una sfida, ecco, anche lavorare su questi linguaggi è una sfida molto importante. Quindi questa, come dicevamo, è più che un'emergenza, è una sfida per il nostro tempo e soprattutto per i nostri luoghi, una sfida per
da affrontare qui, in questa terra, no? E ora. E per fare ciò c'è bisogno di una grande passione e c'è bisogno anche di una grande competenza, c'è bisogno soprattutto di tornare a credere in quella forza rivoluzionaria dell'educazione, che educare è fare una rivoluzione, che educare è veramente una sfida importante che può cambiare il mondo. Per fare questo ci vuole anche un po' di utopia, un po' di profezia, un po' insomma essere anche dei grandi sognatori che provano a mettere in atto questi sogni. E in questa terra, perché la nostra terra è una terra che è molto, molto ferito e sanguinante, troppo spesso sfigurato dall'illegalità. Oggi guardavamo il giornale e le prime pagine di questi giornali ci portano a tante notizie di illegalità, no? Una terra oppressa dalla camorra, dal degrado civile, morale, dall'incapacità di risolvere i problemi di sempre, i rifiuti, il traffico, la precarietà, la mancanza del lavoro. Una terra, e la nostra, in cui sono molto inquietanti i fenomeni di criminalità o devianza giovanile, di bullismo, di evasione scolastica, di consumo di alcol e di droga, soprattutto tra i giovani, di povertà e marginalità sociale. Una terra in cui i ragazzi hanno modelli che non educano alla verità e alla libertà, modelli che rendono schiavi, che fanno credere che la legge del più forte è quella che conta. C'è il boss, va molto più di moda di un insegnante. Il mio nonno mi chiede questo, ma quanto guadagniamo? Nessuno vuole fare l'insegnante, tutti vogliono fare i calciatori, le veline, perché alla fine sono lavori che non sicuramente non sono modelli. E quindi è necessario, vedete, avviare un'opera di liberazione. Educare significa liberare, perché i ragazzi siano liberi di conoscere, di scegliere quello che è bello, quello che è buono, quello che è giusto. E questa è l'ansia apostolica della nostra Chiesa, dei nostri vescovi, ed è anche la nostra ansia apostolica come movimenti, come associazioni, come aggregazioni laicali, che siamo nel cuore della Chiesa e che facciamo come scelta quella di portare avanti la missione della Chiesa. E, però educare non è una scelta nuova per la Chiesa, perché la Chiesa da sempre educa con la sua vita, con le sue attività quotidiane. In fondo, che cos'è la catechesi? Con le attività che si fanno, anche la liturgia, la carità, le attività di volontariato, l'impegno dei sacerdoti, dei seminaristi, degli insegnanti di religione, degli educatori di oratorio, dei centri di pastorale giovanile, delle associazioni che hanno a cuore l'educazione, come la GISCI, con l'Azione Cattolica, come i centri sportivi e tutti i movimenti, no, che sono a servizio della formazione umana e cristiana dei ragazzi. Cioè, che cosa non è nuova per noi la scelta educativa per la Chiesa? Quindi ci sono tante luci. Guardate che andando in giro, io come delegata regionale negli anni passati, ho visto e mi sono detto: meno male che ci sarà Chiesa, meno male che ci sono le aggregazioni laicali, che sono ancora punti di riferimento. Forse sono l'ultima frontiera, l'ultimo ancora luogo che in modo gratuito si mette a disposizione dell'educazione. E quindi sicuramente c'è una schiera, pensiamo in senso positivo, c'è una schiera di persone che svolge questo servizio gratuito, appassionato, soprattutto silenzioso, perché nessuno lo sa, silenzioso, tante volte vissuto in solitudine. Pensiamo anche alle nostre esperienze associative di movimenti, in solitudine, con fatica, con successi di cui gioire, ma con tanti insuccessi, con tante incomprensioni, che tante volte ci chiedono però anche di ricominciare da capo, no? Va bene, abbiamo provato, va bene, riproviamo. E quindi una Chiesa che non parte da zero, possiamo dire che l'educare fa parte del DNA della Chiesa, anche perché guardate che l'annuncio del Vangelo è imprescindibile dall'educare la persona. Giovanna Paolini spesso ci diceva: chiunque segua Cristo, uomo perfetto, diventa anche lui il più uomo. Quindi il compito educativo fa parte della ordinaria vita della Chiesa. E quindi anche lo scegliere in questo decennio di privilegiare quest'ambito non significa mettere da parte le altre cose, la liturgia, la carità o altre dimensioni, ma in qualche modo di ridisporre tutti gli ambiti della pastorale
intorno a questa scelta, dare alla Chiesa quella spinta missionaria, evangelizzatrice. Cioè i vescovi ci stanno dicendo, se noi affrontiamo la questione dell'educazione, noi diamo una spinta alla missione, all'evangelizzazione della Chiesa. E inoltre l'impegno educativo della comunità ecclesiale, e quindi il nostro anche impegno educativo come associazione, come movimento, e come movimenti, e non è solo, ecco, educare a una parte, chi educa anche alla vita cristiana non educa una dimensione della persona, ma educa in modo integrale. Educare alla fede e lavorare in questo tipo di servizio è un apporto alla società civile, in quanto noi formiamo la persona in senso globale. Lo diceva già Don Bosco, cioè l'educazione cristiana significa educare buoni cristiani, ma soprattutto educare buoni cittadini. Quindi il nostro impegno ha un forte valore sociale, culturale, oltre che ecclesiale. Cioè non educhiamo per avere un po' di gente più in sacrestia o nelle nostre parrocchie, no? Ma per avere uomini, donne, ragazzi, giovani, capaci di stare nel mondo con la schiena dritta, da cristiani. E allora quali risposte? Quale priorità per la Chiesa e le aggregazioni sociali? E chiediamoci, pensando ciascuno anche alla propria realtà, quali le luci, i semi di bene che stiamo seminando in questa direzione, ma quali le sfide anche da affrontare? Sicuramente ci sono molte le luci, i semi di bene, e questi dobbiamo leggere, perché noi non dobbiamo partire da un atteggiamento lamentoso, questo non si fa, quello non si fa, ma partire da leggere i semi di bene. E poi andiamo a vedere anche, quindi, i punti di forza, ma poi andiamo a vedere anche quelli che sono i nodi, quelli che sono le debolezze, e a partire dal mettere su un piatto i punti di forza e i punti di debolezza che possiamo insieme progettare e andare avanti con una progettazione per migliorare, ecco, per affrontare nuove sfide. Cosa possono fare in particolare le associazioni e i movimenti? Tante volte si sente da più parti, no? Io lo sento per l'Azione Cattolica, lo sento per i movimenti e l'associazione, ma non servono queste aggregazioni, questi movimenti, insomma, basta la comunità, è roba vecchia, insomma, cioè mettersi insieme, che è questa roba, insomma, mettiamo cose nuove, mettiamo nuovi movimenti, nuove associazioni, no? E innanzitutto non si tratta di fare cose nuove, perché voi siete, tutti siamo, perché anche io faccio parte di un'associazione, siamo movimenti con una storia, con una missione, con una vocazione precisa nella Chiesa, con un ministero da rendere sempre nuovo, ovviamente. Fare, quindi non fare tanto cose nuove, ma fare nuove le cose che già si fanno, sapendo leggere le domande che emergono dalla storia, dal territorio, dalle vite che incontriamo. Sapersi interrogare come il proprio carisma, del proprio movimento, della propria associazione, può servire l'uomo oggi, facendo incontrare Dio e l'uomo, e come possiamo rendere attuale quello che fa parte della nostra identità. Dobbiamo essere capaci di coniugare l'identità della nostra associazione, dei nostri movimenti, ma un'identità che deve essere tesa al futuro, aperta, perché l'identità, troppa identità, diventano integralismi. E sappiamo gli integralismi che cosa fanno, quali guai combinano. Quindi un'identità sicuramente chiara, ma anche aperta. E quello che ci chiede Papa Francesco con il suo anche programma pastorale, perché il programma pastorale di Papa Francesco è nell'Evangelii Gaudium, e anche a Firenze lui ha detto: io vorrei che tutti quanti voi, Chiesa italiana, movimenti, associazioni, parrocchie, diocesi, mi aiutasse a realizzare il mio sogno di Chiesa, un sogno che io vi ho consegnato nell'Evangelii Gaudium. E in fondo qual è il sogno di Papa Francesco? È mostrare la gioia del Vangelo, mostrarlo ai giovani, agli uomini, alle donne del nostro tempo, mostrare, in fondo Papa Francesco
ci sta dicendo: mostrate a tutti che vale la pena vivere come Gesù ha vissuto. Vale la pena essere cristiani. Non è una roba da altri tempi, non è una roba da santine, non è una roba che ci toglie qualcosa, no? E quindi noi oggi non dobbiamo trasmettere un'etica. Dobbiamo fare questo, si fa questo, e questi sono i doveri, questa è la morale, ma dobbiamo evangelizzare raccontando ragioni, no? Ragioni di vita, che vale la pena vivere come Gesù ha vissuto, vale la pena. E se noi siamo in un'associazione, in un movimento, è perché abbiamo capito che vale la pena seguire Gesù. E vale tanto la pena che abbiamo deciso di non farlo da singoli cristiani, ma associarsi, metterci in movimento. C'è tanto importante per noi che non lo facciamo da solo, lo facciamo insieme. E diciamo, non scegliamo nella Chiesa per la vita cristiana la mediocrità. E guardate che questa è una scelta bella, molto bella, molto alta, e che però ci rende anche molto responsabili. E quindi questo significa che educare significa annunciare per attrazione, come diceva già Benedetto XVI, questo lo diceva già Benedetto XVI, non Papa Francesco. Papa Francesco l'ha ripreso: per attrazione, non per proselitismo, e per annunciare che cosa? Una vita bella. Gesù, appunto, a noi ci piace, insomma, piace anche ai giovani, perché Gesù era uno che faceva una vita bella con gli amici, aveva il tempo del riposo, il tempo della preghiera, il tempo in cui stava a tavola, un tempo pieno di umanità. E con una vita buona Gesù passava facendo del bene anche a quelli che non lo meritavano. E Gesù era attento al malato, al povero, e anche di sabato andava contro la morale, contro le regole. Venivano, cioè, gli altri, il bene, fare il bene veniva prima di una morale, prima di un sabato, di una legge. E una vita beata. Gesù è l'uomo delle beatitudini, ci chiede di essere uomini e donne delle beatitudini. Quindi io vi dico, prima di tutto, come laici dobbiamo essere fedeli all'identità che caratterizza il nostro carisma, ma anche creativi, custodire un'identità che sia aperta al futuro e che sia aperta anche alle contaminazioni. A me piace dire, ecco, contaminazioni. Prendiamo anche il bello degli altri, entriamo in dialogo con la diversità anche delle associazioni, perché guardate, l'unità più difficile a volte è proprio all'interno della Chiesa. Se voi ci pensate, dove è più difficile andare d'accordo? È proprio nella piccola comunità, nella famiglia, in parrocchia. Se noi dobbiamo fare anche un convegno con un'altra religione, con un buddista, magari ci mettiamo insieme, ma a volte proprio da chi sta nella stessa comunità, e anche tra aggregazioni e movimenti, a volte è difficile, ecco, fare unità, camminare insieme, ed ecco la bellezza, no? E la fatica di un segretario, di una consulta dei laici sul mandato di un vescovo, che deve fare un po', ecco, da direttore d'orchestra per mettere insieme questa polifonia e fare in modo che non escano fuori delle voci soliste, ma che veramente possiamo essere polifonia, possiamo essere coro, orchestra, no? Dove il contributo dell'uno è importante quanto quello dell'altro, e quando insieme veramente viene fuori una bella sinfonia, al di là dello strumento che suoniamo. E quindi guardate, a noi sicuramente, lo dicevo prima, un compito, lo pensavo la settimana scorsa con la parabola dei talenti, e noi ne abbiamo avuto di più di talenti, il Signore ci ha affidato di più, e abbiamo responsabilità a farli fruttificare, perché insieme alla scelta sicuramente personale, sono in un movimento, in un'associazione, perché faccio bene alla mia vita, prima di fare quella degli altri, perché mi ha aiutato ad essere più cristiano, a capire l'importanza della centrale della parola di Dio, dell'Eucaristia, a capire che in questo mondo c'è bisogno di uno spirito cristiano. Al di là di quello, in particolare voi quello di educare gli altri, di accompagnare gli altri, e noi abbiamo preso sul serio la vita della Chiesa, la vita del mondo. E visto che parliamo di educazione, mi piace ripetere quello che diceva
un grande uomo di chiesa, un grande educatore, un Milani, che diceva "I care", mi sta a cuore. Quindi diciamoci sempre, mi sta a cuore questo mondo, mi sta a cuore questa chiesa e la missione di questa chiesa, mi sta a cuore questa sfida dell'educazione. E a noi, più che ad altri, è dato dimostrare il volto bello della Chiesa, il volto bello dell'essere cristiani. E abbiamo, guardate, una responsabilità anche nei confronti di quella maggioranza, perché la maggioranza di laici non ha associato il popolo di Dio, e per la maggior parte non ha associato. Noi siamo quelli che in qualche modo dobbiamo considerarci privilegiati, nel senso di aver avuto un dono, una chiamata, perché non tutti sono chiamati a far parte di un movimento, di un'associazione, una chiamata, ma di fronte al dono abbiamo la responsabilità. La responsabilità è anche di aiutare a fare un passo avanti ai laici non associati, che sono le nostre comunità. Quindi pensare insieme su questa che è una sfida della Chiesa insieme al Prole Vescovo significa aiutare a pensare anche il resto del mercato che non è associato. E qui la parabola dei talenti, quindi insomma sono talenti che dobbiamo tremare. Dice per Dio, ma no, Signore, perché mi hai fatto incontrare l'azione dell'attore? C'è di una rovinata l'azione dell'attore, no? Perché poi dopo, se c'è bisogno nella scuola, che il prete dice non c'è nessuno che collabora, e tu dici io posso tenere, parliamo tanti di presenza nel mondo, e te? E serve un'altra testimonianza, e ci serve anche la tua coscienza che ti dice non ci puoi essere, non essere come cristiano, perché poi non dormi. Magari ti uccidi di fatica, va bene, però dormi. Se dici di no, non mi voglio impegnare, sei più riposata, ma non dormo lo stesso. Quindi vedete, a noi ci rovinano un po' le associazioni dei movimenti, perché noi siamo quelli che a un certo punto ci mettiamo sempre in prima linea, perché capiamo che è nel mondo che dobbiamo essere cristiani e portare la testimonianza, no? Quindi certe volte dico mannaggia, infatti se non fossi stata in azione d'attore forse oggi non sarei qui, no? Ma avrei fatto la passeggiata, no? La responsabilità è, a volte veramente è tanta, però poi dormiamo, siamo stanchi, ma poi dormiamo e ci diciamo la stanchezza del giorno prima. E quindi che cosa è venuto fuori da Firenze? Che cosa ci possiamo dire? Sicuramente per questo tema della sfida educativa non ci sono delle ricette belle e pronte, ma la cosa importante è che noi dobbiamo essere noi a capire in questo luogo, qui ed ora, cosa poter fare. Ma sicuramente ci sono delle coordinate intorno alle quali dobbiamo lavorare. Sono venute fuori sia nel documento Educare al Dialogo del Vangelo, sia a Firenze in un modo forte, alcune parole che sono molto sinonimi: alleanze, già lo sentivamo prima, sinergia, rete. E per voler usare un linguaggio più ecclesialese, Papa Francesco ce l'ha data proprio forte: sinodalità, no? Certo, se andiamo fuori a dire noi facciamo la sinodalità, ci dicono che è stata fatta. Sinodalità è una parola ecclesiale, però rende bene, cioè significa fare le cose insieme, no? Però alleanze, sinergie, rete, sinodalità sono parole importanti, perché l'educazione della persona non è un tema esclusivamente ecclesiale, è un tema, come dicevo prima, culturale, sociale, e se tale, solo insieme si può contribuire a formare ed educare. Contribuire a costruire un'alleanza di tutti gli attori coinvolti nella fatica di educare oltre l'ambito ecclesiale, la scuola, le famiglie, le istituzioni, perché oggi essere educatori ed educatrici in un tempo confuso, travagliato, come quello che ci dicevamo, è un compito che richiede coraggio, ma occorre soprattutto non sentirsi soli. C'è una solitudine, i genitori si sentono soli, in parrocchia ci sentiamo soli, e a scuola ci si sente soli in questo compito educativo. Quindi da più parti è venuto fuori: mettiamoci insieme, una costituente per l'educazione, per raccogliere tutte le energie buone interessate al bene delle nuove generazioni, alla loro crescita, per orientarle, per affrontarle e per affrontare insieme questa sfida. Quindi ecco l'alleanza, che non è facile mettersi insieme. Perché mettersi insieme vuol dire armonizzare le differenze,
no? E anche il modo di pensare e di vedere diverso. E la prima sinergia però per attuare ecco, questa sinodalità, possiamo dire, è ad intra della Chiesa, e questo ci riguarda molto, no? Prima di andare a cercare alleanze fuori, noi dobbiamo innanzitutto sentirci una comunità che educa, perché l'impegno dell'educazione non è di qualcuno che c'è il pallino dell'educazione, no? E allora quell'associazione, al momento, al pallino dell'educazione, se la vedessero loro, noi facciamo ben altro, lavoriamo più sulla preghiera, sulla carità, ma l'impegno dell'educazione non è di qualcuno, ma è responsabilità di tutti. E quindi il primo impegno è continuare una comune riflessione su che cosa significa come Chiesa educare, è quello che voi state facendo e che va continuato, ma soprattutto in una dimensione interecclesiale. Guardate, se noi pensiamo anche alle nostre diocesi, io da Negero questo l'ho visto molto, si lavora ancora molto in compartimenti stagni. Un programma che non riesce mai della pastorale giovanile, un altro programma della pastorale della famiglia, della carità, delle tanti programmi, perché poi ovviamente ogni ufficio, ecco, sono, parliamo di uffici, ogni ufficio deve fare qualcosa, tra che non abbia fatto niente. Ecco, noi abbiamo bisogno di fare meno cose, ma di farle insieme. Meno cose, ma di farle insieme. Quindi una pastorale che non sia a compartimenti stagni, no? Perché effettivamente, ecco, troppi solisti a lavorare. Quindi questo significa a cominciare, ecco, dagli uffici di cura, dagli organismi, no? Dalle associazioni, a progettare insieme, cercare insieme soluzioni, condividere buone prassi. Quindi questo significa ovviamente che dobbiamo cambiare sicuramente molte prassi e impostazioni pastorali. Papa Francesco in questo ce lo dice, dovete cambiare anche un po' le vostre strutture e per veramente per attuare, cioè i nostri non devono essere degli uffici, no? O delle associazioni dove ognuno va per conto proprio, ma provare a mettere insieme le forze e le tante potenzialità, perché se ci pensate la Chiesa è una grande forza, ci sono in ambito ecclesiale tantissime potenzialità da poter mettere insieme. Diciamo, è meglio mezzo metro fatti da soli insieme che un chilometro da soli. Lenti, perché l'educazione ha tempi lenti. Mezzo metro da insieme che un chilometro da soli. Poi abbiamo bisogno dei luoghi di discernimento comunitario, dei luoghi dove pensiamo insieme, eh? E prima di altri luoghi, perché per esempio ho visto che a Firenze è venuto fuori, ecco, pensate, tavoli di pensiero e di azione, prima di questi noi ce l'abbiamo i luoghi di discernimento, che non funzionano. Come possiamo pensare a un tavolo di pensiero e di azione quando in una parrocchia un consiglio pastorale non si fa, e potrebbe essere quello il primo luogo di discernimento comunitario dove il catechista, l'oratorio, l'azione cattolica, la Gesci, la Caritas si mettono insieme. Che possiamo fare per i giorni di questa parrocchia? Come comunità parrocchiale, come possiamo affrontare la sfida educativa? Andiamo a pensare ad altre cose, ma ci abbiamo dei luoghi che non funzionano. Facciamo funzionare prima quello che già c'è e creiamo la sinergia prima del progetto. Veniva fuori da Firenze tavoli di pensiero e delle azioni, perché guardate, a volte pensiamo che noi dobbiamo fare, ma il fare deve essere sempre sostenuto dal pensare. Non si può fare senza pensare, non c'è discernimento se non penso, e penso insieme, metto insieme anche quelle che sono le buone pratiche. Perché uno dei limiti anche della nostra Chiesa e anche dei movimenti e delle associazioni, che facciamo tante di quelle cose buone, nessuno sa quello che fa l'altro. Oppure una buona pratica di una realtà potrebbe essere sostenuta, ma anche in qualche modo portata avanti da un'altra. Quindi mettiamo insieme le buone pratiche. A volte i nostri incontri sono incontri di lamentazione, questo non funziona, quello non funziona, quello vabbè. Cioè, invece diciamo, c'è una cosa buona da dire. Perché se io c'è una cosa buona, questo diceva
PowerPoint, il vostro, come si dice? Il vostro padre diceva, se io ho una sterlina e tu c'hai una sterlina, ce la scambiamo, io presento una sterlina e tu una sterlina, ma se io ho una buona idea e tu c'hai un'altra buona idea, la mettiamo insieme e avremo due buone idee. Quindi avere veramente questa capacità di, ecco, di condividere scelte e buone pratiche. E ovviamente la rete non basta a livello ecclesiale, noi cominciamo a farla dentro, perché a volte se da fuori vedono che dentro c'è confusione, c'è disunione, c'è conflittualità, anche fuori diventiamo poco credibili, e noi fuori dobbiamo portare soprattutto la testimonianza di credenti credibili. E guardate che oggi forse a volte manca proprio questo, non è tanto il fare, no? Ma l'essere credibili, perché tanti vanno via dalle comunità parrocchiali proprio perché magari il dono non è credibile, dice una cosa e ne fa un'altra, o perché anche noi possiamo, io tremo sempre perché potremmo scandalizzare qualcuno e dice, oh, questi sono la chiesa, l'associazione, sono il movimento, figuriamoci poi gli altri, no? E in questo dobbiamo stare molto attenti, dobbiamo essere testimoni credibili. Perché come dice Enzo Bianchi, oggi la differenza la fa proprio l'essere credibili. In un tempo in cui c'è indifferenza cristiana, c'è un'indifferenza, Gesù ci sta, non ci sta, non mi importa niente, questo e quella, la differenza la fanno i laici credibili, quindi dobbiamo fare differenza. Il problema è che forse a volte noi non facciamo questa differenza come Chiesa. E allora, alleanze educative anche con i diversi soggetti. Vi racconto questa cosa che mi ha scosso. A scuola mia stiamo facendo delle cose sul bullismo, abbiamo una docente che si sta preparando su questo, faremo un corso di formazione sul bullismo, mi passa una suora della casa famiglia per la scuola, la chiamo, dico, suora, raccontatemi un po' che state facendo per entrare in comune per noi, perché ce l'abbiamo la fissazione della rete, e state facendo, no, adesso c'è una cosa sul bullismo. Incontro il padre, dice, no, c'è una cosa, cioè stesso territorio, tre cose sul bullismo. Vuol dire che abbiamo individuato qual era il tema, il problema del nostro territorio, però ognuno va bene per conto proprio. E ma ci volessimo mettere insieme? Ecco, qualcuno che dice, oh, facciamo rete, tu che c'hai la sala, dacci la sala, tu che c'hai lo psicologo, porta lo psicologo, tu che c'hai la competenza educativa, c'è. E abbiamo in comune chi? I ragazzi, i genitori, gli adulti del territorio, a volte delle cose semplici, piccole, non grandi campagne, piccole cose su cui si può lavorare insieme, no? Quindi vedete, fare rete significa mettersi veramente, provare a cercare sul territorio tutti quelli che si interessano all'educazione, anche di sponda cattolica, anche di sponda opposta a quella cattolica. A volte è più facile fare, ve lo dicevo prima, no? Le alleanze con chi è di un'altra sponda, che con chi è magari della stessa realtà. E qua Papa Francesco dice una cosa molto bella, l'ha detto proprio a Firenze, e per una aggregazione, per un'associazione di aggregazioni laicali, penso che sia molto importante. E lui dice a un certo punto, nel discorso conclusivo, nel magnifico discorso conclusivo, dice, io vi raccomando in maniera speciale, ora l'ha detto alla Chiesa, dice, perché lo dice proprio a noi? Perché in maniera speciale la capacità di dialogo e di incontro. Dialogare non è negoziare. Negoziare, perché negoziare è cercare di ricavare la propria fetta della torta comune, no? Invece, non intendo questo, ma dialogare è cercare il bene comune per tutti, discutere insieme, pensare alle soluzioni migliori per tutti. Molte volte l'incontro si trova coinvolto nel conflitto, il padre ci dice, è normale, a un certo punto mi scontrate, pure ci dà pure, no? E è normale il conflitto, nel dialogo si dà il conflitto, è logico, è prevedibile che sia così e non dobbiamo temerlo, né ignorarlo, ma accettare di sopportare il conflitto, risolverlo, trasformarlo in un anello di collegamento e di nuovo processo. E poi dice un'altra cosa, ricordatevi inoltre che il modo migliore per dialogare non è quello di parlare solo e discutere, no? Ma quello di fare qualcosa insieme, di costruire insieme, di fare un progetto insieme, ma da soli, non solo da soli, tra cattolici, ma insieme a tutti coloro che hanno buona volontà. Quindi guardate, il Papa ci ha dato
un'indicazione molto chiara. Ha detto: dialogate, dialogate, non abbiate paura delle differenze, non abbiate paura della conflittualità, non state sempre solo tra i cattolici e tutti quelli che hanno buona volontà. Ecco, come la parrocchia, le sue, la buona volontà di affrontare questa questione educativa. E parlando di educazione non possiamo non avere un'attenzione, non parlare della scuola, dell'università, perché ancora la scuola, l'università, ecco, le nostre scuole sono i luoghi privilegiati che accolgono giovani per l'educazione dei giovani. E quindi pensiamo anche alle forze degli insegnanti di religione, ma non soltanto di religione, ma degli insegnanti, no? Noi a volte dovremmo anche organizzare ed essere più incisivi come insegnanti cattolici che devono portare veramente, anche se non si fa parte di un'associazione, del movimento, essere più incisivi, no? E riuscire a dare anche più qualità a quel servizio, a quella professionalità. E quindi ecco, un'attenzione alla scuola, al mondo della scuola. Ma oggi quello che è più importante, quindi, nell'educare, e soprattutto, e questo è avvenuto in modo molto forte a Firenze, investire nella formazione di educatori e accompagnare la vocazione educativa, perché quella educativa è una vocazione. Oggi nella Chiesa valgono più altre vocazioni che quella educativa, che quella educativa è una vocazione che fa perdere tanto tempo, no? È metterci il cuore, il tempo, la mente, non dormire per quel giovane, per quel ragazzo. E quindi potremmo dire, l'invito è: educatore cercasi. Educatore cercasi, perché possa veramente questa emergenza educativa essere affrontata. Noi abbiamo detto che si parla tanto, no, di questione giovanile, problema giovanile, perché noi, parlando dei giovani, ecco, soprattutto noi adulti, vogliamo esorcizzare in qualche modo il vuoto che ci portiamo dentro come adulti. Oggi mancano un po' di giovani che troviamo in parrocchia. Quello che troviamo a volte è difficile trovare adulti educatori. Pensate a quanti adolescenti mettiamo in mano gli oratori, a volte anche le associazioni, e quante volte un parroco ci chiede di mettere su anche una realtà che non ci sono le forze. E quindi molto rischioso anche questo, no? Perché a volte mettiamo in mano un ruolo educativo a ragazzi anche molto fragili, che hanno bisogno di un accompagnamento, ma l'accompagnamento va fatto soprattutto da adulti. Di dove c'è dietro un'associazione con adulti, questo è facile. Ma pensate, quando un oratorio si mette in mano tutto a dei ragazzi, c'è il rischio veramente di non fare sempre il bene né dei ragazzi che si educano né del ragazzo stesso che si mette a disposizione. E quindi veramente c'è una richiesta di educatori, ecco, nelle parrocchie, degli oratori, insomma, veramente. Io tante volte sono andata in giro: ma io lo vorrei qualcuno che mi fa l'oratore, io vorrei qualcuno che mi facesse un centro sportivo, io vorrei qualcuno che mi facesse un po' di aggesce, un po' di azione cattolica, e non ci sono le forze, E quindi la sfida, la prima sfida è formare educatori, perché nelle parrocchie i giovani, ma anche per le strade, hanno diritto a trovare giovani adulti con una fede solida, con un'umanità intensa, con uno stile di gravità evangelica. Oggi dobbiamo dare questo, no? Figure solide. E quindi questo vuol dire che la comunità cristiana deve recuperare tra i suoi fondamentali quello dell'educazione, soprattutto il senso dell'accompagnamento delle persone. Anche i parroci, i sacerdoti, nella loro formazione devono recuperare, più che fare delle cose e stare dietro a un ufficio, dietro una cattedra, dover fare dei documenti, ma smaltiamo anche un po' la burocrazia ecclesiale, perché giustamente ci devono fare i certificati, nessuno sa fare i certificati. Cioè oggi è venuta meno anche la figura del preteducatore, quello che stava nel campetto a giocare, quello che dava la pacca
sulla spalla al giovane o che sapeva quando si era lasciato con la fidanzata. Oggi li dobbiamo andare a cercare, cioè oggi mancano anche preti educatori. Quindi vedete, il problema è anche di formazione del clero. Quante volte ci siamo detti a questo incontro avremmo avuto un sacerdote? Magari, ecco, manco un prete, come bello diceva già, diceva celebrare neanche un prete per confessato, come lo diceva già allora. Però è vero, ecco, avere figure sacerdotali e educatori alla Don Bosco ormai insomma un po' mancano, perché poverini, i nostri sacerdoti sono presi anche da tante incombenze, insomma, da tante cose da fare. E quindi riprendere il senso dell'accompagnamento delle persone. Dentro ed oltre le iniziative, io mi curo le persone che mi sono affidate non solo dentro l'iniziativa, ma anche oltre l'iniziativa. E quindi guardate, qui poi ritorna il nodo centrale, che veniva fuori pure prima, lo diceva già il vostro vicario, che è quello che è venuto fuori anche molto dal convegno ecclesiale, la via relazionale. La relazione è quella di ogni vocazione. E l'incipit, il punto di partenza, il punto di arrivo. Senza relazione non ci può essere crescita, perché l'esistenza umana è intrinsecamente un'esistenza relazionale, e quindi vuol dire dobbiamo ritornare a dare importanza alle relazioni. Grandi eventi, anche la Chiesa si è lasciata prendere un po' la mano negli ultimi tempi, grandi eventi, grandi raduni, sì, ma quei raduni dove non hai la possibilità di guardare in faccia, occhi negli occhi, il ragazzo e dire: oh, si vede che oggi sei triste, ci sentiamo domani, poi dopo domani e poi l'altro domani ancora. Quindi oggi veramente essere educatori è curare la relazione, e noi dobbiamo lavorare molto, quella dell'educazione è una vocazione, e capire che nella Chiesa sono chiamato ad accompagnare altre persone, ma soprattutto a lasciarmi accompagnare. Nessun educatore non ha un educatore, innanzitutto il primo educatore è il Signore, quindi vocazione educativa significa una forte spiritualità, una forte formazione, e avere adulti che ti accompagnano. Magari l'adulto non può fare un servizio educativo, ma può accompagnare il giovane. E la questione educativa, vi ripeto, non è del singolo, della singola associazione, ma della comunità, perché è la comunità che educa, non il singolo catechista o la singola associazione, il singolo movimento. Quindi lavorare molto a questo discorso delle vocazioni educative, fare meno cose, perché poi se facciamo meno cose vengono fuori anche dalla vocazione educativa chi si interesserà dall'accompagnamento della Caritas, chi si interesserà della liturgia, chi si interesserà, ecco, della preghiera, chi si interesserà dell'impegno sociale fuori, del volontariato che vi sento. E quindi la priorità che dobbiamo sostenere come associazioni e come movimenti e nella Chiesa è proprio proporre il servizio di Dio come vocazione, e proporre anche le migliori forze, forse anche mettendo insieme le competenze dell'associazione. Se in quella parrocchia non c'è una realtà, andiamoci, magari ci andiamo come agisce come Azione Cattolica, come altro movimento, andiamoci insieme, proviamo anche a mischiarci, proviamo anche a contaminarci. E a volte rischiamo anche di essere troppo chiusi sulla nostra progettualità, ma una cosa del genere significa anche, pur senza rinunciare all'identità, rinunciare a qualche cosina, però per il bene di tutti, a servizio di tutti. O mettere quello di cui siamo capaci al servizio di tutti. Io mi ritrovo oggi giovane in parrocchia perché ho messo a disposizione quello che sapevo fare con l'Azione Cattolica di tanti altri ragazzi che non erano di Azione Cattolica. Poi magari sono passato pure l'Azione Cattolica, magari sono andato in altri, però me li sono ritrovati perché quello che sapevo fare l'ho messo a disposizione di tutti, al di là dell'etichetta, della mia scelta, della mia appartenenza. Perché sapevo fare una cosa, sapevo stare con i giovani, l'ho messa a disposizione di tutti. Quindi questo dobbiamo imparare a fare. Non è facile, perché ognuno di noi ha i suoi programmi, c'è i suoi appuntamenti,
ha i suoi metodi, però questa è una sfida, è una sfida. E poi ovviamente non solo ecco, il servizio educativo come vocazione, ma anche quale formazione per i ragazzi, i giovani, in particolare quale tipo di formazione? Una formazione in cui i ragazzi, i giovani, ma anche gli adulti che noi accompagniamo, intrecci la fede con la vita, non abbiamo bisogno di persone che imparino in parrocchia solo a pregare, o che imparano solo a fare un po' di servizio perché non hanno niente da fare e quindi fanno un po' di Caritas. Noi dobbiamo aiutare le nuove generazioni a mettere insieme fede e vita, a fare in modo che giovani trovino risposte alle loro domande profonde, alle domande che vengono dalla vita quotidiana, che trovino relazioni autentiche, che trovino figure di riferimento che gli dicono che e vale la pena essere cristiani, e che imparino a fare esperienza di servizio, di volontariato, perché è così che si esce anche da quell'individualismo e si mette al centro gli altri. Quindi quello dobbiamo fare un annuncio del Vangelo, un annuncio che sia incarnato. E qui anche le nostre catechesi, a volte anche un modo di fare catechesi, no? La nostra comunità sa un po' di vecchio, un po' di stantio, sa di dottrinare, sa di morare, no? Provare un annuncio che sia incarnato. Alcuni che hanno una profonda, alcune associazioni che hanno una profonda vocazione educativa, magari questi sono anche più avanti, sono più bravi, però un annuncio del Vangelo incarnato. E poi in tutto questo, come parliamo dei giovani sicuramente, ma la sfida grande è accompagnare gli adulti, perché se ci siamo detti che gli adulti sono la questione educativa, perché sono loro i più fragili, abbiamo come compito quello di accompagnare gli adulti. Se voi ci pensate, le nostre comunità sono molto cuoriocentriche, gruppi di ragazzi, di giovani, per gli adulti c'è molto poco. Quindi accompagnare i genitori, dall'Amoris Laetitia è venuto fuori in modo molto forte. Non lasciamo soli i genitori nel loro ruolo educativo, aiutiamoli in percorsi di genitorialità, in percorsi di coppia, aiutiamoli a capire come poter affrontare oggi anche l'educazione dei propri figli, come poter affrontare la fragilità della coppia. Cioè l'Amoris Laetitia è un programma che come movimento e associazione non ci può vedere lontani, accompagnare e quindi questa dimensione adulta, perché solo se noi risolviamo la questione degli adulti, solo se noi accompagniamo gli adulti avremo ragazzi migliori. Vi racconto un piccolo aneddoto che mi ha sconvolto in questi giorni. Io sono vicaria collaboratrice della dirigente, quindi ogni giorno ascolto tanti genitori. Vedere un genitore che dà del tu al dirigente scolastico mi fa capire perché i ragazzi poi in classe si rivolgono al professore o non riescono a darti del tu, del voi, del lei, no? È ovvio, perché nessuno gli ha insegnato a quei ragazzi. Cioè, un genitore che era normalmente normale, cioè rientra nella normalità, siamo passati ai tempi a cui si dava voi ai genitori, i miei genitori davano del voi ai miei nonni, a un dare del tu a una figura istituzionale. Ho un genitore che ti dice, la professoressa fa atti di bullismo. E perché? Perché mi ha scritto sul quaderno, cara mamma, ancora oggi vostro figlio non ha fatto i compiti, vorrei sapere qual è questo ancora. E questo è bullismo. Cioè, vi rendete conto di che cosa vogliamo da questi ragazzi? Il problema non sono i ragazzi, sono gli adulti che devono andare a scuola, che vanno educati nella loro genitorialità. Un genitore invece di dire, sei in prima media, alla scuola elementare avevi meno compiti, adesso devi impararti imparare lo sforzo, il sacrificio, la fatica, no, vado alla università, devi non dare compiti, perché mio figlio non ce la fa. Quindi vedete, sono aneddoti, però io poi nel confronto della vita quotidiana sempre di più mi rendo conto che il problema è il mondo adulto. E noi che siamo adulti, che hanno scelto di prendere la vita sul serio, abbiamo una grande responsabilità ad accompagnare il mondo adulto, che è un mondo fragile, a me fa paura la fragilità degli adulti, un mondo alto, vuoto, perché è un mondo stanco, preso dal lavoro, dalla mancanza del lavoro quando non ci sta, dalla vita di ogni giorno. E quindi vedete, è una grande responsabilità, la questione educativa è una questione educativa complessa, che parte dagli adulti,
Quindi io dico, se dobbiamo scegliere di lavorare con gli adulti o con i giovani, scegliamo gli adulti, perché incidiamo di più. E anche vero il contrario, che a volte sono i ragazzi che ci permettono di incidere sugli adulti, perché magari agganciamo l'adulto quando ritorna in parrocchia magari, però pensiamo che noi dobbiamo investire soprattutto sugli adulti, perché poi che diamo a questi ragazzi se non hanno adulti di riferimento, figure formate, testimoni? E poi un'ultima questione su cui però mi soffermo poco è la questione dei linguaggi, lo accennavo già prima, no? Questo è venuto forte, forte anche a Firenze, proprio nel gruppo dell'educazione. Dobbiamo affrontare tutta la sfida dei nuovi linguaggi nell'educazione e non solo demonizzarli, perché noi tante volte come adulti siamo portati a demonizzarli, cioè fare in modo che i giovani usino questi linguaggi, che li usiamo anche noi, che li usiamo in modo creativo, in modo educativo, in modo critico. Quindi ecco, una bella riflessione delle associazioni e dei movimenti anche su questo, come utilizzarli e come utilizzarli anche come chiesa, è importante. Guardate, ritornando sempre alla mia esperienza docente, una volta noi dovevamo fare e facevamo corsi per insegnare ai ragazzi come usare il computer, perché non lo sapevamo usare, quindi noi lo insegnavamo, cioè noi lo imparavamo, lo insegnavamo a loro. Guarda, si accende così, si fa così, questo è fatto. Oggi lo fanno loro con noi, i miei alunni mi risolvono tutti i problemi con il computer. Oggi invece noi dobbiamo fare i corsi come docenti, come educare i nostri ragazzi a difendersi da internet, dal cyberbullismo, come usarlo in modo corretto, come cercare in modo corretto. Quindi siamo passati a un'altra dimensione, eh? È una sfida, una fatica, perché noi che non abbiamo giocato con cose digitali, ho difficoltà ancora a portare queste cose touch. Loro che hanno giocato con i touch sono bravissimi, però noi abbiamo la sapienza umana di arrivare a capire cosa è buono e cosa è male, cosa è pericoloso e come va usato. Quindi questa è una sfida importante, come associazione e come movimenti, raccogliere un bel lavoro su questo potrebbe essere molto, molto utile. E allora voglio concludere, voglio dirvi soltanto che per educare però non bastano, io in questo credo molto, non bastano. A volte diciamo non abbiamo le strutture, non abbiamo delle direttive, non è necessario avere strutture, avere leggi, avere direttive, ma è necessario che ci siano giovani, che ci siano adulti, che ci siano famiglie, che ci siano insegnanti, educatori, catechisti, preti, religiosi, capaci di educare alla verità e di educare alla libertà, capaci di immaginare. Pensiamo sempre così, immaginare i ragazzi in virtù del proprio aiuto quello che possono essere. Quando ci arriva un ragazzo scombinato, non diciamo ma questi sono i giovani di oggi, questi sono i giovani di oggi, perché noi siamo un po' così gli adulti, noi le nostre idee le vediamo così. Però pensiamo, accogliamo la sfida, no? Di dire questo giovane, questo ragazzo, ma anche questo adulto, come potrebbe essere in virtù di un lavoro, no? E come potrebbe essere, immaginiamo come potrebbe essere, per cui io a Pasqualina mi è arrivato proprio di sale sui banchi, me lo immagino come potrà essere all'esame terza media, bellino bellino, educato, che ha fatto un percorso grazie a un lavoro che abbiamo fatto noi. Quindi questo significa sognare le nuove generazioni diverse da quelle che sono, prendendo il buono che hanno, perché c'è tanto di buono nei nostri ragazzi, e soprattutto dire io comincio a fare il falegname, cioè qua non sono un docente, non sono un educatore, non sono una mamma, è un lavoro d'artigiano, piano piano, passo passo, e pialla su pialla, e a tempi lunghi non lo vedrò, si dimenticherà di me, il ragazzo della parrocchia, il ragazzo, però a lungo tempo. E quella educativa io penso che sia la missione più bella, perché veramente è vedere le persone come fioriscono, come portano fuori quello che hanno dentro. E quindi veramente io ricordo che quando mi laureai, io sono laureata in pedagogia, quando mi laureai feci una tesi in cui parlavo dell'utopia dell'educazione e dissi io farò l'insegnante, perché l'educazione è un'utopia, ci voglio ancora credere. Quando, poi ho detto, quando non ci crederò più, me ne vado in pensione anche se non è arrivato il tempo.
però ci voglio ancora credere e ci voglio sempre credere nell'utopia dell'educazione, che l'educazione è una grande forza rivoluzionaria. Una grande forza rivoluzionaria, quindi non stanchiamoci di essere educatori, perché tutti siamo educatori, o come genitori, o come educatori delle parrocchie, ma anche come semplice adulto che incontra un ragazzo. Quindi ricordiamoci che veramente educare è rivoluzionare il mondo, è cambiare il mondo, e se noi abbiamo dentro questa passione, questa energia, sicuramente si farà, sicuramente qualcosa si muoverà. Se poi ce l'abbiamo tutti quanti insieme, e ci mettiamo insieme, e allora possiamo fare veramente grandi cose per questo tempo, per questa chiesa, per questo territorio, per i giovani, i ragazzi, gli adulti della terra, di questa terra che ci è stata affidata dal Signore. Ringraziamo la professoressa Titti, che con tanta passione ci ha trasmesso il suo pensiero. Innanzitutto, il filo conduttore della sua relazione è stata proprio l'unità tra i cristiani. Ognuno di noi ha un carisma, ha una particolare vocazione, dobbiamo mettere assieme questi nostri talenti, analizzando all'interno dei nostri movimenti, dei nostri gruppi, quelli che sono i punti di forza e quindi i punti di debolezza per portare avanti un progetto educativo. Noi ci troviamo ad affrontare delle sfide con i giovani, i quali si avvalgono di tutta una tecnologia innovativa. Talvolta anche noi adulti abbiamo difficoltà a seguire questi strumenti, perché i giovani sono molto più rapidi e veloci nell'apprendere queste nozioni. Ma purtroppo la sfida è proprio questa, quella di utilizzare questi strumenti, non demonizzarli, ma utilizzare, perché i messaggi ai giovani ci arrivano tramite queste tecnologie, quindi noi dobbiamo far leva su queste cose. Bene, io direi che adesso la discussione prosegue in questo modo. Ogni movimento, ogni associazione può portare, esprimendosi in pochi minuti, venendo qui al microfono, magari la propria esperienza, proprio inerente al tema dell'educare, dell'educazione, come se svolge già dei progetti, già delle organizzazioni, già delle idee nel proprio interno, come hanno svolto proprio una programmazione. Se qualcuno vuole prendere la parola, diciamo, sfruttiamo questo tempo a disposizione. Prego. Bene, diciamo che in effetti io sono membro del MEIC di Santa Maria Capovetere, quindi già al nostro interno noi facciamo delle attività di educazione. Ci sono dei momenti formativi sia per quanto riguarda i membri del movimento, e poi facciamo delle manifestazioni, quindi usciamo poco sul territorio sviluppando dei messaggi, quindi portando poco. Come riferimento abbiamo sempre l'educazione portando la parola di Cristo, quindi il essere, diciamo, come ha detto la professoressa, essere un buon educatore significa portare la testimonianza che seguire la vita di Cristo è una cosa bella, come d'altronde ci dice pure Papa Francesco, cioè la vita di Cristo ne vale la pena proprio essere vissuta in questo modo. Non c'è nessuno che vuole prendere Marcello, il presidente. No, io no. Vorrei riprendere un paio di passaggi che ha fatto Titti, perché credo che siano molto importanti, e vi porta anche un po' l'esperienza della nostra associazione che è la CESH. Cioè, uno dei passaggi diciamo interessanti è stato sui tempi dell'educazione. E un nostro capo scout, in una lettera ai capi della CESCI, scriveva una cosa molto semplice. Cioè, guardate, noi non siamo seminatori di ortaggi, cioè nel senso che non mettiamo il seme del fagiolino o del zucchino, praticamente, e dopo 15-20 giorni
teniamoci saldati. Noi dobbiamo entrare nella mentalità educativa, in una prospettiva educativa che ci vede come piantatori di semi di vigne, cioè non di piantatori di piante di vigne, ma di seminatori di vigne. Cioè, voi immaginate un vigno, no? Per diventare un vigno grande, mettendo un seme, il risultato non lo vedrà il seme, probabilmente. Quindi noi dobbiamo entrare in questa ottica, perché una difficoltà che noi avvertiamo oggi nel fare educazione è, come dire, la posizione dell'adulto che pensa che nel momento in cui trasmette qualche cosa, il giorno dopo deve avere il risultato. E questo è un limite, guardate, tremendo, che veramente ci distrugge tutto il percorso che vogliamo costruire. Perché se noi pensiamo di ottenere un risultato domani mattina, vuol dire che dobbiamo andare a fare i seminatori nel posto. Non dobbiamo pensare a un rapporto educativo. Perché il rapporto educativo si sviluppa, come dire, proponendo e pensando a dei tempi che possono essere biblici veramente. Una cosa poi che riguarda in modo particolare l'associazione, che è stata molto anche ripresa per altri versi da Titti, è l'osservazione, cioè praticamente una proposta educativa, e questa ce la insegna il nostro fondatore Baden-Powell. Non ha pensato allo scautismo mettendosi, perché quando è andato in pensione dall'esercito, si è messo a tavolino e dice: voglio fare, diciamo, voglio fare la proposta scout. Baden-Powell, venendo dalla sua esperienza in Africa, ha visto la realtà giovanile in Inghilterra nel suo tempo, l'ha osservata, ha visto in che condizioni i giovani stavano, abbandonati a loro stessi, praticamente, che vivevano di esperienze in una società, siamo all'inizio del secolo, molto critica praticamente, e quindi pensò che era necessario mettersi a disposizione per dare una mano ai giovani, praticamente, per, come dire, per trovare un senso a quello che faceva. E quindi ha pensato alla proposta scatto. Questo, perché dico questo? Perché noi non possiamo pensare, anche nelle nostre realtà parrocchiali, di fare una proposta educativa mettendoci a tavolino. Cioè noi dobbiamo, e tutti questo lo dicevano, facendo riferimento ai consigli pastorali, a partire dai consigli pastorali, noi dobbiamo provare a leggere la realtà che teniamo nel nostro territorio, dobbiamo capire cosa è importante, cosa è necessario, diciamo, proporre. E soprattutto, come ci dice Baden-Powell anche qui, una proposta che non nasce dalle nostre idee, ma una proposta che nasce dall'osservazione. Baden-Powell ci dice: osserva il ragazzo. Non nel senso che mettiti il seduto e dire un po' buona pazienza, ma no. Cioè osserva il ragazzo, cerca di capire quali sono i suoi problemi, quali sono, diciamo, le sue aspirazioni, quali sono i suoi sogni, no? Lavori indirettamente con le esprime e cerca di proporre qualche cosa che va in quella direzione, non nella direzione che vuoi. Quindi io penso che questo è fondamentale, diciamo, per noi che cerchiamo e proviamo a fare l'educazione, cioè praticamente avere un orizzonte, pensare a delle cose non inventate, che non nascono dai nostri sogni, dai nostri desideri, ma diciamo da esigenze reali, e quindi costruirle in proposte progettate con una finalità, e soprattutto quella finalità deve essere mirata a cambiare qualche cosa. Perché se un intervento educativo non mira a cambiare, non mira a modificare la realtà che c'è davanti, che teniamo, i giovani o altro, praticamente è un modo ludico,
cioè praticamente è un fare attività con le cluster. E questo, e chiudo, è un altro limite che noi teniamo forte, cioè che noi in qualche modo ci malliamo il sentimento, perlomeno la vocazione educativa, e cadiamo nell'atteggiamento dell'istruttore. Cioè noi praticamente molte volte, invece di fare una proposta educativa che presuppone altre cose, ci buttiamo sul metodo, ci buttiamo sulla metodologia della nostra associazione, quindi proviamo a fare tante attività perché praticamente proviamo a rispondere al metodo e non cerchiamo di rispondere invece alla prospettiva di crescita che i giovani tengono e di cui hanno bisogno. Bene, sentiamo un'altra testimonianza. Io provengo dalla Azione Cattolica e sono un'insegnante e mi volevo riallacciare a una difficoltà che ci presentava Titti, la difficoltà di trovare degli educatori che siano intelligenti, che siano profondamente umani e siano profondamente appassionati, perché noi che lavoriamo a contatto con i ragazzi sappiamo che un educatore segna una vita per sempre, nel bene o nel male, e noi come Azione Cattolica ci preoccupiamo della formazione e dell'accompagnamento dei formatori, perché a volte capita, si prendono le persone di buona volontà che vogliono aiutare i ragazzi, ma solo la buona volontà non può bastare, è uno degli ingredienti ma non è l'unico. E anche come Azione Cattolica ci siamo preoccupati di educare non solo i ragazzi ma di educare gli adulti. Abbiamo proposto qualche anno fa una scuola di sostegno alla genitorialità, era aperta ai genitori di Azione Cattolica, però poi l'abbiamo tenuta presso il liceo dove io insegno, e vi devo dire che la partecipazione è stata più assidua da parte dei genitori del liceo che non da parte dei genitori dell'Azione Cattolica. Questo che cosa ci dice? Che forse i genitori hanno veramente bisogno di un sostegno, di chi li aiuti ad approcciarsi a questa realtà giovanile che sembra così sfuggente e così difficile poi da gestire. Quindi i problemi forse da affrontare sono proprio questi: avere a disposizione degli educatori che siano consapevoli della vocazione a cui il Signore li ha chiamati e nel contempo aiutare gli adulti ad essere adulti, perché noi lo vediamo, no? I genitori dei nostri alunni a volte sono più giovani dei loro stessi figli. Bene, ringraziamo anche l'intervento che c'è stato. Io volevo solo innanzitutto ringraziare Titti perché è stata veramente esaustiva e sicuramente ci ha spronato nella riflessione. Proprio perché mi ha spronato tanto nella riflessione, parto da una considerazione molto breve. Noi della Azione Cattolica abbiamo un pallino, no? Quello della formazione. Infatti il nostro progetto si chiama Perché dobbiamo formare i nostri. Ci ha detto che dobbiamo educare, annunciare, testimoniare, vivere, accompagnare e in particolare dobbiamo scegliere di lavorare con gli adulti. E l'abbiamo detto prima perché Anna Maria ha accennato a un progetto che noi facciamo all'interno del mondo laico, chiamiamolo così, delle scuole, quindi il progetto alla genitorialità. Però una domanda mi viene. Molte volte noi, quando ci rivolgiamo agli adulti, abbiamo difficoltà a trovare la predisposizione degli adulti alla formazione, perché abbiamo la presunzione di essere già arrivati. E questo lo vediamo perché ci preoccupiamo sempre di dover andare ad educare gli altri. I giovani, il problema dei giovani, perché dobbiamo aiutare i giovani, perché dobbiamo aiutare quelli che stanno dietro di noi. E ci dimentichiamo, e non troviamo gli strumenti adatti, a
trovare, ovviamente ci dimentichiamo di trovare gli strumenti per noi adulti, perché molte volte siamo presuntuosi perché pensiamo di essere già arrivati o avere già gli ingredienti e le chiavi di lettura. E allora come creare, ti pongo la domanda, quell'esigenza dentro di noi di ricercare queste chiavi di lettura e l'esigenza di questi interrogativi per formarci, per formare e trovare ancora quella strada anche per farci accompagnare nel cammino della vita e della fede. Ci conosciamo, San Antonio Palladino del rinnovamento dello spirito, e mi è piaciuto, voglio ringraziare la professoressa Titti Amore per l'intervento. Una cosa mi è piaciuta particolarmente, che ci stavo riflettendo, quello che il primo educatore è il nostro Signore. Lui si è preso cura di educare prima quelli che erano più vicini a lui e poi attraverso la sua vita, la sua missione, un po' tutta l'umanità, diciamo, di tutte le generazioni. Quindi questo compito, diciamo, fondamentale è proprio, tanto è vero che noi lo chiamiamo maestro, è così, Gesù è l'unico maestro. Ora, io faccio parte di un movimento dello spirito, voglio riportare una frase del nostro presidente nazionale, Salvatore Martinez. Lui, riferendosi al periodo di crisi che stiamo vivendo, non soltanto, diciamo, economica, ma a vari livelli, anche in campo educativo, no? Crisi, ecco, non parliamo di emergenze, crisi viene da cielo, no? Significa scegliere, no? In dialetto, da questa parola viene un crivo, che una volta si usava per separare la farina dalla croce, eccetera, eccetera. E ha detto, oggi la crisi fondamentale è una crisi spirituale. Però poi ha aggiunto, però lo Spirito Santo non è in crisi. Allora io penso proprio questo, che noi, ecco, questo argomento educativo l'abbiamo affrontato come consulta negli anni scorsi ed è stata una bella iniziativa pure perché ci ha permesso di avvicinare le varie foranie della nostra diocesi, se vi ricordate, no? Siamo usciti. Ecco, prima che venisse il documento siamo usciti e siamo andati a incontrare, siamo andati a cercare di, ecco, un po' riferendoci al capitolo 4, quella delle alleanze, dove era possibile fare questa alleanza, e ci sono soltanto anche alcune iniziative. Io penso che oggi sia importante proprio questo, cioè quello di cercare di valorizzare quel positivo che diceva la professoressa, proprio quel positivo, e cercare di non, ecco, di non, magari qualche volta esce qualche po' di scoraggiamento, di non fermarci, ma andare nel tempo, come diceva quel Marcello, il PIN, no? Cioè essere perseveranti. E poi, ecco, magari noi non sappiamo, forse una parola detta, un atteggiamento testimoniato, diciamo così, noi magari non lo vediamo, però magari germoglierà, sarà, ecco, questo avrà un frutto di bene nelle persone. E poi una cosa volevo aggiungere, l'aspetto, il primo aspetto educativo sta nella famiglia, e noi abbiamo anche questo argomento, abbiamo trattato come consulta negli anni scorsi, e il primo ruolo è proprio quello dei genitori, là parlavamo degli adulti. Noi come rinnovamento posso dire che voi sapete che un po' la storia del rinnovamento non è che ve la voglio raccontare, no? Però nasce proprio da questa riscoperta attraverso l'opera dello Spirito Santo del proprio essere uomini nuovi, cristiani, ricchi della ricchezza del battesimo e che riconoscono la Signoria di Gesù nella propria vita, tutta la sua ricchezza e anche poi, quello che diceva lei, i talenti, questi doni che Dio gratuitamente ci ha dato e che noi siamo chiamati a mettere a servizio gratuitamente per la crescita della comunità. Ma io dico, quando cresce la comunità, quando cresce l'uomo, cresce l'umanità intera. Grazie. Ringraziamo Antonio. Allora, mentre c'erano questi interventi, mi veniva a mente proprio il DF
difficile il ruolo dell'educatore. Noi dobbiamo essere un po' psicologi, un po' tecnologi, un po' pedagogisti, avere, essere armati di una infinita pazienza e non scoraggiarsi, ma soprattutto davanti ai fallimenti. Quindi è in questo che noi vediamo ancora di più l'unità, ecco, di ognuno di noi, perché essendo diversi, avendo diverse caratteristiche l'uno con l'altro, è importante quindi fare unione su questo. Bene, passo la parola alla professoressa per la rete. Vabbè, le vostre sono state in particolare delle sottolineature. Un attimo volevo rispondere a Maria. E certo, gli adulti, è più difficile educare gli adulti, perché il ragazzo lo attiri in parrocchia con un'attività per i ragazzi. L'adulto, è, anche perché noi adulti siamo presuntuosi, pensiamo di essere arrivati, di non aver bisogno di formazione, che è una perdita di tempo, e abbiamo tante cose da fare, insomma, adesso vado pure a formarmi in parrocchia, a quell'incontro per i genitori, e è difficile, è più difficile con gli adulti che con i ragazzi. Quindi, come vi dicevo prima, però è importante provare anche ad individuare quelle che sono le domande che vengono dal mondo adulto. Perché di fronte, ecco, a una domanda, a un, immaginiamo alla sofferenza di un genitore per una difficoltà avuta in famiglia, sente magari il bisogno, ecco, di incontrarsi, di affrontare quella determinata situazione. Quindi dobbiamo anche dare ragioni e suscitare domande e il desiderio, insomma, in qualche modo motivare, perché poi una volta che un adulto ti viene contento, noi lo sperimentiamo anche, noi in una comunità, alla fine poi vengono perché sanno che quello è un tempo bello, un tempo per loro, un tempo che aiuta, però la proposta nei confronti degli adulti deve essere significativa. I ragazzi li accontentiamo anche se li mettiamo un po' a giocare, no? Insomma, una parrocchia, un campetto, momenti, ma l'adulto bisogna essere significativi e capaci di rispondere a quei bisogni profondi che a volte non riescono neanche a far emergere, rispettando anche quella che è una vita degli adulti. Non possiamo pretendere che adulti si ritrovino sempre, si ritrovino in un certo orario, quindi ecco, provare a capire anche quali sono i loro tempi a livello organizzativo, ma soprattutto poi lavorare sulla bellezza dell'incontro tra famiglie, perché oggi anche la famiglia vive un tempo di grande individualismo, di grande solitudine. Quando poi si sperimenta la bellezza di stare insieme come famiglie, di affrontare insieme delle problematiche e di ecco, formarsi insieme, di vivere anche dei momenti semplicemente di fraternità, no? Di condividere, sicuramente dobbiamo pensare anche a percorsi nuovi, come attraverso percorsi nuovi si possa anche poi rispondere a delle domande profonde. A volte può funzionare con degli adulti che non hanno voglia di mettersi lì, aprire subito il Vangelo, mettersi a pregare, può funzionare per esempio anche una sorta di uscita sul territorio a vedere un'opera d'arte particolare, una chiesa in particolare, e da lì poi ci infiliamo una forma di catechesi, di annuncio implicito, insomma, anche e da lì partire su temi. Quindi cerchiamo anche un po' di analizzare, come per i giovani, quali sono i bisogni degli adulti. E, però è più difficile, perché sicuramente l'adulto è presuntuoso. E poi non vuole perdere tempo, è una mamma che deve lasciare una pila di panni da stirare per venire a un incontro in parrocchia, deve avere delle buone motivazioni, perché poi non c'è la signora che gli fa magari. E quindi perciò dico, devi avere buone motivazioni. E io per concludere voglio dire che sicuramente le aggregazioni e la consulta dei laici può fare molto intorno al proprio vescovo e della chiesa. E veramente siete un po', ecco, la voce della Chiesa anche nel territorio, e soprattutto quello che lo stile che ci deve caratterizzare è uno stile laicale, perché noi nella Chiesa siamo chiamati a starci come laici, e vuol dire che noi nella Chiesa dobbiamo riuscire a portare quelle che sono le paure, le gioie, le preoccupazioni,
della gente di oggi, quindi portare veramente il cuore della gente nella comunità parrocchiale. Però dobbiamo essere capaci di vivere nella comunità civile, nei luoghi che abitiamo, il lavoro, le relazioni, il tempo libero, da cristiani. Questa era una cosa che ci diceva Paolo VI, da laici nella Chiesa, perché i preti fanno i preti, i laici fanno i laici. Noi abbiamo questa vocazione veramente di animare il mondo cristianamente, però poi la differenza la devono vedere nel mondo, e che sia piccoli passi, piccole cose, però la differenza la si deve vedere lì dove siamo chiamati ad abitare, luoghi che siamo chiamati ad abitare. Io ho visto che nel frattempo è arrivato il vescovo, e che sicuramente avrà, insomma, da dirci qualche cosa, e vi ringrazio, ecco, di questo tempo dedicato stamattina a pensare insieme, e vi faccio i migliori auguri. Siate veramente un tavolo intorno al quale potete sempre sedervi e pensare insieme. Siate delle braccia che riescono a scambiarsi pratiche buone, e siate soprattutto una testimonianza bella di uomini e donne che, anche se vengono da carismi diversi, hanno dei nomi diversi, origini diversi, gruppi diversi, però che battono con un cuore solo, perché è importante la testimonianza ecco, di quelli che, come dicevo prima, non di più, no? Che hanno scelto di prendere la vita cristiana sul serio, no? E di associarci. Quindi è importante questa vostra testimonianza di unità. Siate, come dicevo anche un po' prima, veramente questa bella polifonia nella Chiesa, diversi con un'unica musica che riesce a dare ragioni anche agli altri laici, che sono la maggioranza, che non sono aggregati. Più talenti abbiamo avuto e dobbiamo investire di più. Quindi la nostra è una vocazione che ci chiama a responsabilità. E quindi quelle che sono le preoccupazioni del vescovo devono essere le nostre preoccupazioni, le ansie della Chiesa, le gioie della Chiesa devono essere le nostre, veramente come laicato siamo il braccio operativo nel mondo del vescovo, e questa è una grande responsabilità, ma è anche un grande onore, perché di questo poi dovremo rendere conto al Signore, e lui renderà, sicuramente saprà anche ricompensare di tutte le fatiche. Sono tante le fatiche, le solitudini di cui parlavo prima, il tempo donato, l'intelligenza donata, è una cosa bella. Quindi siate orgogliosi. Ci viene la tentazione di dire ogni tanto, mannaggia a me che, insomma, devo essere così impegnato, però poi dopo veramente vivete con oggi che è un giorno di festa, vivete veramente tutto l'anno pastorale con gioia la vostra chiamata nella Chiesa, attraverso il vostro carisma associativo, di movimento, insomma, di aggregazione. Buon lavoro! Ringrazio ancora la professoressa. In effetti sì, è vero, il compito è duro, soprattutto se cattolici, noi dobbiamo impegnarci nella nostra vita. La sera magari ci sentiamo distrutti per quello che abbiamo fatto, però poi abbiamo il piacere di contemplare questi meravigliosi campi che magari crescono per quello che abbiamo dato. Invito Sua Eccellenza al tavolo, se vuole, per fare un saluto finale, quindi una conclusione di questo incontro che c'è stato. Io sono entrato quando la nostra relatrice, che ringrazio, parlava dell'utopia della educazione. Pensavo che questo progetto, che una volta sembrava coordinato tra quelle che una volta si chiamavano le agenzie educative, cioè la famiglia, la Chiesa e la scuola, non sono più coordinate e forse non ci credono neanche più. Lei parlava anche, diceva, nel momento in cui io non avessi più questa utopia di educare, di partecipare, verrei meno e me ne andrei dalla scuola. Una volta, quando io moltissimi anni fa insegnavo in una scuola media della mia parrocchia,
gli insegnanti facevano la corsa per restare, per non andarsene in pensione, non era un problema economico, non è che guadagnavano di più, forse qualcuno in pensione avrebbe preso anche di più. Ci tenevano tanto perché faceva loro piacere restare nella scuola. E negli ultimi anni ho l'impressione che ci sia una controtendenza nello scappare nel più breve tempo possibile, perché non si riesce più a starci. E uno degli esempi è la incapacità della famiglia di collaborare. Allora, se la famiglia alza le mani e si arrende, se la Chiesa viene emarginata perché si deve esserci la scuola laica e quindi soltanto all'interno delle nostre strutture possiamo dire qualcosa, e non è vero, perché sembra che in Italia ci sia il diritto al libero pensiero, e quindi anche noi possiamo dire pensiamo diversamente. E se la scuola diventa la buona scuola, che voi sapete, no? E allora vuol dire che siamo in difficoltà, perché qualcuno deve educare, e sembra che chi educa siano i mezzi di comunicazione e per certi versi il settore dei social. Di fronte a una situazione del genere, noi possiamo fare una riflessione che è drammatica. In mano a chi stiamo? Se i genitori si arrendono, se la Chiesa viene emarginata e se la scuola non ha il progetto educativo che dovrebbe essere non soltanto trasmissione di concetti, che a volte non si fa neanche quello, ma trasmissione di vita. Allora i cristiani hanno il dovere di porsi un grosso progetto, un grosso problema, quello di dire facciamo quello che la Chiesa una volta faceva quando lo Stato non c'era. Allora, se non c'erano, parliamo di centinaia di anni fa, non c'erano gli ospedali, la Chiesa costruiva gli ospedali, non c'erano le scuole e le università, nessuno, erano tutti analfabeti, la Chiesa faceva questo. Questa sostituzione oggi è più difficile di quella di una volta, perché in realtà sembrano che ci siano i luoghi dell'educazione, ma spesso non educano ma diservano. Quindi siamo chiamati essenzialmente a un risanamento della educazione, della informazione, e fare di tutto perché i ragazzi imparino il discernimento, cioè la capacità di dire: è stato detto da questo social o da questo giornale, da questo telegiornale, ma vediamo se è vero. Altrimenti ci troveremo di fronte a una generazione di esseri umani che sono più automi che persone che pensano. E la crisi forte potrebbe essere più quella che si banalizza tutto e niente più è vero. Sono rimasto meravigliato che la Presidente Emerita dell'Azione Cattolica abbia detto che i genitori della scuola sono venuti, e quindi dell'Azione Cattolica no. Di meno, sono venuti, di meno, anche perché quelli sono già dentro, dicendo ma abbiamo già imparato qualcosa. Però dovremmo appassionare tutti, sia quelli dell'Azione Cattolica, sia quelli dei nostri movimenti, gruppi e associazioni, sia quelli che vengono appassionati a dire: non è qualcosa che non ti riguarda o che possono fare altri al posto tuo. L'educazione dei figli è delegata essenzialmente a te. E ricordati che non sono le parole che dici quello che resteranno a formare la personalità del ragazzo, ma quello che tu dimostri nella famiglia quando nessuno ti vede, ma il figlio ti vede, quello che tu dimostri e credi di voler trasmettere. Settimana scorsa abbiamo fatto il primo turno di esercizi spirituali con un buon numero di sacerdoti, e il nostro predicatore, Don Silvio Lombardi, che si interessa di pastorale familiare, ha fatto venire nel penultimo giorno una coppia di sposi che ci ha dato la propria esperienza. Tra le tante cose che ci hanno detto è stato che la loro bambina delle scuole elementari, che sta in quarto o quinto elementare, è tornata a casa e ha detto: mamma, sai, ma la mia maestra è scema, dice non si dicono queste cose,
Diciamo che lei ha detto che prima del pranzo non si fa la preghiera. E tu che cosa hai fatto, no? Che cosa hai detto? No, io l'ho fatta lo stesso la preghiera. Perché questa bambina ha fatto lo stesso la preghiera? Perché l'ha sentita e ha vissuto questa cosa con i genitori. Se noi abbiamo delle famiglie che sono capaci di non arrendersi e di educare, non soltanto insegnando la preghiera, ma insegnando il rispetto di se stessi e degli altri, noi potremmo avere dei ragazzi e dei giovani che preparano una società del futuro non banale, ma capace di annunziare qualcosa. Marcello, non vedo una grande partecipazione, soprattutto non ci sono tutti i rappresentanti che erano presenti in cattedrale. Allora tu fai un rimprovero a tutti quanti prima delle feste di Natale e poi termini dicendo buon Natale. Io penso che c'è stato pure qualche problema per arrivare in tempo. Penso pure, però li ho visti presenti in cattedrale. Questo non vuol dire che è una cosa brutta, però forse sarebbe stato importante che almeno i rappresentanti delle diverse aggregazioni avessero anche ascoltato e partecipato a questo, penso, interessante momento sull'educazione. Troverai tu il tempo di far arrivare loro quanto è stato detto stamattina. Bene, allora io dico di nuovo grazie alla relatrice, a voi che ci siete, perché alle volte noi sacerdoti siamo abituati a rimproverare quelli presenti per quelli che non ci sono, e invece voi non siete state qua, quindi non bisogna dire, facciamo soltanto una preghiera, dopo che Marcello sicuramente ci deve dire qualcosa. Sì. Vogliamo ringraziare la professoressa e lasciandogli un pensiero di nuovo. Ah, un regalo che voi la vogliate bene. Siamo in un periodo di natalizio ed è una sagra famiglia. Ah, che sei non so se è il pranzo di aprile. No, se no come si la può. No? Saluto alle vostre famiglie e alle vostre parrocchie e gruppi.